Per raggiungere questi obiettivi è stata adottata un'architettura PubSub con protocollo MQTT in cui il nodo, rappresentato dalla macchina, dotata di PLC e IoT Gateway, pubblica le informazioni essenziali del processo produttivo, quindi ad esempio i dati di produzione, lo stato di utilizzo della macchina, dati utili per la fatturazione, allarme e altre informazioni, ad un server broker e quest'ultimo li smista e smosta in modo automatico, svolgendo il ruolo e dello spazio significato delle variabili agli altri nodi, ad esempio con le altre applicazni aziendali come possono essere l'ERP o il MES in base alle richieste di sottoscrizione. I dati della macchina vengono quindi aggregati con i dati dell'information technology per avere una visione olistica di ciò che sta accadendo. Questa architettura è stata realizzata in collaborazione con una software house specializzata nello sviluppo di applicativi e software gestionali che ha implementato un sistema IT basato appunto sul broker per la distribuzione dei dati da ogni ambito aziendale, quindi dall'area amministrativa a quella commerciale, dalla produzione del magazzino fino alla spedizione.